Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il governo ha deciso che sarà prorogato di altri 6 mesi lo scioglimento dell'ASP di Reggio Calabria. Obiettivo: proseguire l'opera di risanamento dell'azienda sanitaria dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Si tratta questo del secondo provvedimento a poco più di un anno dal commissariamento posto in essere anche in quell'occasione per infiltrazioni mafiose e collusione di pregiudicati con i pubblici uffici. Un'azienda sanitaria, quella di Reggio, che era stata commissariata dall'allora commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario Massimo Scura, a causa del perpetrarsi, fu scritto all'epoca nel relativo decreto, della grave situazione di cattiva gestione caratterizzata da un immobilismo amministrativo e gestionale che aveva impedito la possibilità di mettere ordine alla situazione pregressa, addirittura aggravandola. Il governo ha confermato il livello di attenzione sulla sanità calabrese che va rilanciata a partire dalla legalità. Queste le parole dei deputati Movimento 5 Stelle Giuseppe d'Ippolito e Paolo Parentela che osservano. Tuttavia, come già aveva evidenziato Francesco Sapia, occorre sostituire al più presto i commissari dell'ASP di Reggio che non hanno affrontato a modo l'emergenza Covid, addirittura scappando nei vecchi e purtroppo permanenti problemi gestionali, organizzativi, contabili e assistenziali dell'azienda. Pertanto ci appelliamo al ministro Luciana Lamorgese perché provveda alla nomina di nuovi commissari al più presto, date, concludono d'Ippolito e Parentela, le pesanti criticità che ancora si riscontrano a Reggio Calabria, confermate dalla recente relazione del commissario alla sanità regionale Saverio Cotticelli, in cui si certifica il fallimento assoluto dell'attuale commissione straordinaria aziendale che non ha rettificato i bilanci dal 2013 al 2018 e addirittura aveva chiesto il dissesto dell'ente per scaricare le proprie responsabilità. Quel che è certo è che auspicare a un ripristino della legalità nella sanità calabrese è oggi più che mai un atto necessario e propedeutico.